Ma ciao! Ciao bambini! Venite con me! Ma ciao! Allora carissimi, che cosa facciamo oggi? In realtà sono molto ispirato. Chi di voi mi segue su Instagram sa che sto abusando della gif di Miku che balla, che è la seguente. Zelda! Zelda! Attacca! Si vede che ho avuto ospiti in ufficio, ma tu che ci fai qui? Balla, zozza! Balla, ho detto! L'ho usata su questo canale, la uso in continuazione su Instagram e ne voglio fare una. Ne ho parlato con Sabrina, ho detto, sai che facciamone una tua, che è facile da trovare, che possiamo mettere su Giphy, così che tutti possano usarla tramite Instagram. Quindi, innanzitutto, questo è Electric. Ciao bambini, ciao bambini. Adoro farvi cringiare, quindi... Ciao bambini, ciao! Quindi la prima cosa da fare, e la prima cosa che farò, sarà su Animate CC, che è un programma per fare animazioni, farò lo schizzo della Sabri, puccia carina, Chibi, che balla. E non sono ancora sicuro sul ballo da farle fare, perché pensavo al seguente. Il primo, sempre quello virale, però è un po' vecchio, dell'anno scorso. Così, no? Io faccio molto veloce, yeah! Poi ci sarebbe quello nuovo, virale di quest'anno, che è quello così. Penso che prima o poi farò tutte e due, quindi a questo punto farò il primo proposto. Quindi andiamo subito a fare quella cosa, velocizzerò moltissimo in modo che per questo video venga sempre una parte parlata e una parte disegnata. E per chi fosse interessato cercherò di spiegare quel minimo per capire il processo per farsi una GIF personale da buttare su Giphy e quindi da utilizzare su Instagram. Penso che sia facile, da quel che ho letto nel sito di Giphy, ma è la prima volta che ci provo, quindi vediamo cosa viene fuori, ma adesso mi metto al lavoro, quindi bambini, fate i bravi, state buoni qui, perché io mi metto a lavorare qui. Ciao bambini! Cringiate, vi piace cringiare quando vedete me così. E io! Ma adesso iniziamo, che è meglio. Ok, come potete ben vedere, il movimento c'è. Sembra un po' meccanico, no? Adesso dobbiamo renderlo un po' più fluido, un po' più dinamico, un po' più vivace, un po' più serio. Ma almeno, come base, siamo pronti. Poi ovviamente ci sarà da aggiungere i capelli e tutte quelle cose che si muovono per cacchi loro. Ma adesso andiamo avanti. Tranquilla Sabrina, ti darò un viso. Shhh. Bambini, ma salve! Allora, come avete visto, abbiamo aggiunto anche i capelli e gli occhi e queste cose qui. Se andiamo a fare e play, perché non mi fa play? Mi prendi per il giro? Per il giro mi prendi? Se andiamo a fare play, vedete come si muovono i capelli e gli occhi insieme al tutto, ok? Secondo me funziona. Quello che adesso io vorrei provare, nella mia totale inesperienza e stupidità di essere umano, è quello di colorarne solo un frame qui, con questo programma, e vedere se posso farlo per tutti i frame, poi portarli a Photoshop e farci la GIF, così che posso lavorare sempre qui, che è più comodo lavorare qui, solo per quello. Quindi iniziamo e proviamo. Ok bambini, ciao!
stavo giusto chiedendo, ma com'è possibile che io sia riuscito a fare solo due frame fino adesso? Due frame di una carinissima Sabrina danzante con la maglietta di Electric Pop. Eccola lì come la potete ben vedere, carinissima, pucciosissima. E questo è il primo movimento. Quella bocca è qualcosa che non va ora che ci penso. Dopo la riguardo. Bambini, ciao! Bene, non perdiamo altro tempo perché ci ho messo già una vita ad ottenere questo risultato che, come potete vedere, è ottimo. Stai tranquilla, Sabrina, prima o poi sarai su Instagram utilizzabile da tutti. Adesso, cosa faremo a questa Sabrina? Cosa le faremo? Noi la metteremo su Photoshop in diversi livelli, linee temporali astrali, per trasformarla in una GIF da mettere appunto su Instagram, perché ci serve una GIF, ok? Ok, Jack? Pip, 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 pip. Guarda com'è carina, guarda che bel movimento fluido, epico. Iniziamo. Voi aspettate come al solito, buoni buoni, qui, e non rompete il c***o. Bentornati bambini! Allora, parliamone. Questa è la GIF esportata, vedete che è piccolina. Non so se è ancora troppo grande come dimensioni, ma vado subito a testarla. Andiamo nel sito di Giphy, la buttiamo dentro, gliela buttiamo su proprio, così. E poi proviamo subito su Instagram, o almeno provo io, perché voi ancora non sapete niente, non sapete neanche che esiste questo, mentre io lo sto facendo. E ci avrà il tag, penso, la Sabri, non lo so, vedremo, la Sabri o Peo, perché c'è la maglietta di Peo. Vedi se è carina la maglietta di Peo, così almeno porta sempre in giro la mia firma e tutto il mondo sa che l'ho fatto io. Ma proviamo subito questa cosa prima che si faccia troppo tardi. Questa volta ho deciso che vi metto per terra e va a... Bene bambini, dunque, pessime, pessime notizie. Allora, come potete vedere, la GIF è su Giphy. Giphy, eccolo qui, è il servizio a cui è legato Instagram, Telegram, Facebook e tanti altri cazzi. Quelle GIF che voi mettete sulle storie escono da questo sito. Il problema essenziale è che, maledetto Giphy, tu devi essere un artista approvato da loro. Quindi io già ho fatto la richiesta di essere approvato. Per ora questa piccola Sabri non è ancora trovabile su Instagram, ma non penso che sia così difficile essere approvato. Non so se per domani, quando uscirà questo video, io sarò approvato, ma rimanete sintonizzati sul mio Instagram, che è sempre ElectricPeo, in realtà ElectricPeo90, sull'Instagram della Sabri se la seguite, perché non appena io sarò un artista Giphy, beh, spammerò questa GIF come se non ci fosse un domani. E non solo questa, se divento un artista Giphy ho intenzione di buttarci parecchio tempo, fare parecchie GIF divertenti, mie, anche di altri creator, non solo Sabrina magari. Troppe GIF voglio fare, trovabili e utilizzabili, magari che vadano anche virali, chi lo sa. Ma penso che per oggi questo è quanto. Spero che vi siate divertiti. Se non altro, io potrò utilizzare questa GIF sui video. Per esempio posso metterla qua che balla. Sabri, che fai? Ma perché balli? Ma che scema che sei? Ricordatevi di mostrare un bel po' di amore, tanto tanto amore, al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, ma soprattutto ricordatevi sempre che questo uomo qua era il vostro carissimo Electric. E ciao bambini.